Scusate, permesso, scusate. Sono 13 mesi che siamo appresso alle spese fisse tutti i giorni, quindi direi che 250 euro di multa, 400 quelli che saranno, non sono in realtà il vero problema. Il vero problema è dare un segnale a chi sta dall'altra parte di questa strada a Montecitorio e far capire che noi non ci stiamo assolutamente a farci prendere in giro, siamo consapevoli del rischio di aprire e prendere la multa, per carità di Dio, ma io ho delle famiglie a carico, che sono i miei ragazzi, che è la nostra famiglia, e devo rispondere soltanto a loro e rispettare la legge e aprire in sicurezza. Non devo quello che ho sempre fatto, quindi non sono un criminale, sono un imprenditore. Io ho solo 26 anni, sembra brutto in questo momento dirlo perché uno ha tutta la vita davanti, quindi sono fiducioso che le cose miglioreranno, però devo essere onesto, a me non interessa più multa, non mi interessa più chi mi dice di stare chiuso e a che ora. Io sono una persona per bene, corretta e onesta e non ho mai fatto del male a nessuno, anzi cerco di portare felicità quando posso. Non ci hanno fatto multa, ci hanno soltanto preso i documenti, naturalmente io sono qui perché sapevo che andava a finire così. Il locale rimane aperto. Assolutamente. Il locale rimane aperto, naturalmente sì. I clienti sanno che rischiano il verbale. Tonio sa benissimo che rischia la possibilità di avere i sigilli e la chiusura di 5 giorni. Naturalmente in caso di verbale, del primo verbale, noi abbiamo già gli avvocati pronti a contestarlo, anche perché qui nessuno vuole fare il fuorilegge. È necessità, è ormai arrivato il punto di far capire a questo governo che o noi lavoriamo o mettono soldi veri sul tavolo per dare i sostegni alle aziende e per bloccare i costi fissi, che nel frattempo corrono e arrivano gli sfratti in tribunale. Non è più pensabile questa situazione. Aprirete anche a cena, se veniamo qui vi troviamo aperti. Quando volete, siamo qua.